Oggi vediamo se in queste condizioni riesco a farmi una mezza tettoia, giusto una copertura abbastanza economica per proteggersi dal sole. Ah, per prima cosa ho fissato lì in alto questi supporti che ce ne è voluto perché ho un trapano davvero che fa schifo. Poi ho fissato lì a pavimento questi altri supporti. Adesso andiamo a vedere, dobbiamo unire con un legno da 3 metri di là e vado fino. Più o meno è venuto montato bene, dico più o meno perché c'è qualche difetto, intanto mi godo il tramonto. Siamo arrivati a buon punto, abbiamo montato entrambi i laterali, adesso monteremo altre 2 fasce e mezzo e una fascia qua. Con non poche difficoltà ho montato le travette, veramente molto difficoltoso. Adesso iniziamo ad appoggiare i pannelli, eccoli qua. Moglie, sei contenta? Mamma mia, e che so? Ultimo pannello l'ho dovuto tagliare, cosa che non avrei mai voluto fare, ma andiamo a mettere il tutto più o meno. Lo facciamo. Mia moglie sul pannello ad abitare. Vai. Beh, per ora ho finito. Oggi ho finito, ho messo l'impregnante sopra e poi la devo pitturare di bianco, mia moglie lavora bianca. Oggi abbiamo montato la grondaia, non ancora finita, e le lucine. È giusto un test per vedere come stanno. Ho finito di montare l'impianto LED e la luce qui. Tutta, diciamo, l'elettricità è pronta. Adesso dobbiamo coprire tutto quanto. Abbiamo montato la copertura. Vedrete stasera il bel effetto. Adesso stiamo montando i bastoni per le tende. Questo è l'effetto di sera con i LED, mica male. Abbiamo montato la vasca da massaggio, queste robette qua, vi metto il link di Amazon in descrizione qui sotto. Guardate che bello. Alexa, accendi luce idromassaggio. E si accende anche la luce. Oggi doveva essere il mio giorno di riposo, ma purtroppo devo pitturare. Mi manca poco e ho finito questa tettoia tutta autocostruita.